tuo fratello. Ma che cosa dici, figliola? Come puoi esserti innamorata di tuo fratello? Stavo per spiegarglielo, padre. Quando noi ci siamo conosciuti, non sapevamo la verità. Sebastiano, guarda chi ti ho portato. È lei che farà il servizio della sfilata di Claudia. È la fotografa. Ah. Te la lascio, eh? Grazie, sei stato gentile. Figurati. Salve, molto piacere. Lieta di conoscerti. Senti, io... Sì. Come ti chiami, scusami? Mi chiamo Micaela Gonzales. Gonzales? Sì, piacere. Il piacere è mio. Mi metti in imbarazzo. Ma che strana coincidenza. Quale coincidenza? Anch'io mi chiamo Gonzales. Ah, sì. Claudia! Aiuta! Aiuta! Qualcuno ci aiuti! Claudia! 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 Questo è mio padre. Va bene, ora sai che è tuo fratello. Prima ignoravi la verità. Perciò Dio saprà perdonarti. Però adesso... Come fa a non capire, padre? Io non posso vivere senza di lui, non posso. Allora che sei venuta a fare nella casa del Signore?
a cercare comprensione, a cercare la comprensione e il perdono. Ma devi pentirti dei tuoi peccati e promettere di non avere più rapporti con quell'uomo. Ma io non posso rinunciare a lui, non posso, cerchi di capire. Lo amo con tutta me stessa, non posso perderlo. Sì, è mio fratello, sì, ma io lo amo. Nostro Signore, nella sua infinita misericordia, saprà perdonarti. Però io non posso farlo. Non ti darò la soluzione. Micaela! Sebastiano! Micaela, amore. Sebastiano! Che cosa possiamo fare? E il dottor Morandi? Sta lavorando nel suo studio. Oggi si è alzato molto di buon'ora. Domani mattina presto andrò in campagna e volevo sapere se aveva qualche messaggio per papà. Ah, quando è così vado subito a chiederglielo. No, 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 Eleonora, non lo disturbi. Glielo chiederò prima di andarmene. Sa, ho promesso un paio di scarpette a Tony. Però se non si alza rischiamo di fare tardi. Resterai a pranzo con noi, spero. No, no, non posso proprio, Eleonora. Senta, sa forse qualcosa di Sebastiano? No, no, non so niente. Il fatto di non avere sue notizie preoccupa molto Benito e Tony poi te lo puoi immaginare. Io penso che stia bene. Speriamo. Le cattive notizie arrivano immediatamente. Con permesso, vado ad aprire Prego, la porta. Prego, vada pure. Oh, è lei. Buongiorno, signora Eleonora. Buongiorno, Luciano. Il dottor Morandi mi ha mandato a chiamare. Mi ha detto di essere puntuale. Ah, è solo un momento, per favore. Vado ad avvertirlo che è arrivato, d'accordo? D'accordo. Lily. Che sorpresa vederti a quest'ora. Vederti mi rallegra la mattinata. Smettila di farmi complimenti. Detti da te suonano stonati, Luciano. Mi piacerebbe dirti altre cose. Però non è il luogo adatto. No. Evidentemente no. E se te le dicessi a casa tua? Questa sera. Ma che faccia tosta. È questo quello che mi piace di più in te. Allora? Prova a passare. Chissà. Luciano, ora puoi entrare. Mio fratello la sta aspettando. La ringrazio molto. Adesso vado a svegliare Tony, d'accordo? Eleonora? Sì? Gli dica delle scarpette, per favore. Così non protesterà per alzarsi.